Ho appena ricevuto una chiamata urgente. Uno dei nostri installatori Hitachi Cooling and Heating è in una sala da ballo e mentre riparava una delle nostre apparecchiature è scattato l'allarme 08. Non vogliamo che diventi una sauna, quindi andiamo a dargli una mano, efficienti come sempre. Il mio nome è John Trust e se ti è scattato l'allarme 08, sei nel posto giusto. Innanzitutto non preoccuparti, sono qui per aiutarti. Prima studiamo le possibili cause che attivano l'allarme 08. In secondo luogo, vedremo gli strumenti necessari per la riparazione. E infine, ti dirò come risolvere il problema. L'unico strumento che ti serve ora è lo smartphone per continuare a vedere questo video. L'allarme 08 significa che la temperatura di mandata del gas del compressore è troppo alta. La causa principale è la mancanza di gas. Le nostre apparecchiature Hitachi utilizzano il refrigerante per funzionare e in questo caso sembra che ce ne sia poco. Per verificare che il problema sia davvero la mancanza di refrigerante, utilizzeremo un apparecchio VRF Sigma, ma sarebbe lo stesso per le apparecchiature Utopia e centrifugo. Per prima cosa, controlliamo i sensori di pressione nelle schede elettroniche all'interno dell'apparecchio, la pressione di mandata e la pressione di aspirazione. Se la pressione di aspirazione è bassa, significa che non c'è refrigerante, quindi abbiamo già individuato il problema. Cosa facciamo adesso? Molto semplice, una prova di tenuta. Per fare ciò, dobbiamo recuperare il refrigerante con un'unità di recupero e se il peso recuperato è uguale al peso dell'unità, potremmo avere un problema nel circuito del refrigerante. Se così fosse, dovremmo chiamare il call center. Ma se il peso recuperato è inferiore a quello dell'unità, dovremo cercare le perdite utilizzando l'azoto finché non le troveremo. Poi dovremo svuotare completamente l'unità e ricaricarla con la quantità esatta di refrigerante. Ora il nostro problema è risolto. Questa volta siamo riusciti a evitare che quella sala da ballo finisse per trasformarsi in una sauna. Spero che anche voi siate riusciti a evitare guai come questo. I nostri apparecchi si trovano in strutture che si utilizzano nella vita di tutti i giorni. Ecco perché il nostro lavoro e il vostro è così importante. Spero che questo video vi sia stato utile per risolvere l'allarme 08. Come sapete, potete ricorrere al nostro canale YouTube per altri allarmi e problemi. E naturalmente il nostro call center risponderà a qualsiasi altra vostra domanda. Un saluto a tutti voi, colleghi installatori, e ricordate, siate professionali e godetevi il lavoro.